La puntata di oggi è dedicata alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Genova. Come sempre parleremo di storia, di attualità, ma anche di futuro, perché il ruolo specifico dell'Università è proprio quello di preparare il personale medico-sanitario dei prossimi anni. Per noi la storia non è contemplazione del passato, ma continua ricerca di significati per capire la realtà di oggi. Nel caso specifico della sanità, vogliamo capire i mutamenti dei bisogni di salute dei cittadini. Come vedremo, all'interno della Facoltà di Medicina siamo in presenza di rilevanti cambiamenti. Innanzitutto, il ruolo dominante delle donne, che ormai rappresentano il 70% dei laureati. Cambia anche la tipologia delle figure professionali, infatti ogni anno vengono messe a disposizione circa il 75% dei posti per le professioni sanitarie e soltanto il 23% circa per i medici. Infine, i percorsi formativi del personale medico e sanitario si spostano sempre di più a livello di territorio. Ma cominciamo con la storia per poi passare all'attualità. La prima data importante è il 1471, quando Papa Sisto IV Savonese Francesco della Rovere con un'apposita bolla conferma proprio la nascita della facoltà di medicina e chirurgia sulle fondamenta, diciamo così, di precedenti collegi. Un grosso impulso poi l'ha avuto subito dopo, nel 1512, quando Ettore Vernazza lascia una disposizione testamentaria molto importante per istituire le prime quattro cattedre di medicina presso il Pammatone, l'ospedale Pammatone. E da lì tutta la storia poi della facoltà di medicina si sviluppa fino praticamente alla fine del secolo scorso, quando da questa sede in un primo tempo si trasferisce presso, negli ultimi anni del secolo 1800, presso i Cappuccini di Via Bertani, tutte le discipline precliniche, lasciando quelle cliniche a Pammatone. E si arriva fino ai primi anni del 1900, quando dapprima il rettore Francesco Adolfo Rossello nel 1906 presenta il primissimo progetto della città universitaria di San Martino, che viene poi sancita con legge del 30 giugno 1912 su impulso dell'allora rettore e senatore Edoardo Maragliano e che è la base poi per la costruzione del San Martino. Va subito precisato che non si può oggi identificare facoltà di medicina col corso di laurea in medicina, nel senso che il nostro corso di laurea che appunto fa laureare i medici è una piccola parte dal punto di vista numerico rispetto alla gran parte di tutte le professioni sanitarie per le quali la facoltà ha istituito ben 17 corsi di laurea triennali suddivisi in quattro classi, quelli delle scienze infermieristiche, quelli dei tecnici della prevenzione, quelli dei tecnici della diagnostica e della riabilitazione. Che siano lauree che oggi abbiano un grosso significato, lo si deduce un pochino anche da alcuni dati ufficiali che emergono, e cioè che da un'analisi, ad esempio, recente proprio sulla nostra facoltà condotta da Alma Laurea, si è potuto constatare che di tutti i laureati del 2007, dell'anno accademico 2007-2008, a 6 mesi dalla laurea, ben il 94% di questi nostri laureati aveva già trovato una sistemazione lavorativa. Io mi sono laureata a Napoli in medicina e ho scelto la radiologia come specialità in quanto si ha sia una panoramicità
per quanto riguarda i vari apparati, i vari organi, e sia per il fatto che la diagnosi è una cosa che affascina molto, cioè la ricerca della diagnosi, diciamo, può magari soddisfare anche, non so, si parla di caccia, la caccia alle varie patologie, ovviamente sempre nel rispetto di ciò che è l'essere umano, il paziente, eccetera, eccetera. E poi ho scelto Genova in quanto la scuola è molto rinomata in ambito proprio nazionale e ci sono appunto dei grandi nomi della radiologia europea e mondiale. E sono stato fortunato e ho beccato l'anno giusto per entrare, quindi sono contento di essere qui a Genova a fare il mio corso di specialità. Beh, io mi sono laureata qua a Genova e quindi poi ho continuato qua in specialità. E ho scelto la specialità di radiologia, vabbè, un po' perché mi piaceva, nel senso, durante il corso degli studi ho avuto modo di approfondire determinate cose e mi sono piaciute. E poi non lo nascondo, anche perché forse un domani si spera che ci sia un pochino più di possibilità di trovare un lavoro, o almeno pare dalle ultime considerazioni, insomma, che sono venute fuori, speriamo. La specializzazione dura 5 anni. E da quest'anno dura 5 anni, prima durava 4 anni, c'è stata una riforma, adesso dura 5 anni in cui rotiamo in vari reparti e quindi vedremo tutte le tecniche, quindi radiologia tradizionale, ecografia, TAC, risonanza magnetica, sì. E poi ognuno sceglie poi un ramo della radiologia da approfondire di più, in quanto la radiologia copre tutti i campi della medicina e quindi uno poi sceglie in cosa vorrà specializzarsi. I corsi di laurea in medicina hanno subito una profonda trasformazione in questi ultimi decenni attraverso tutta una serie di riforme che ha spostato l'impostazione dei nostri corsi dalla figura del docente e dei suoi programmi di insegnamento e della sede che era tra le mura delle cliniche o degli ospedali, a vedere invece e a centrare tutto il percorso formativo sulla figura dello studente che è protagonista di questo percorso formativo e del fatto che ci si è resi conto che per formare un medico oggi adeguato alle esigenze della nostra società, tutta l'esperienza professionalizzante o gran parte di questa deve avvenire proprio al di fuori delle mura ospedaliere per andare a contatto con quelle realtà di cura, di prevenzione, eccetera, che non si apprendono tra le mura ospedaliere, ma ad esempio fortemente sul territorio, presso gli studi dei medici di medicina generale, presso le residenze per anziani. In questi anni stiamo facendo un grosso sforzo per riempire di humanities, come si dice in termine anglosassone, i nostri percorsi che devono permeare tutto il percorso formativo per non fare del medico solo un tecnocrate esperto in prevenzione, diagnosi e cura, ma anche un grosso esperto in umanità. Questa commissione ha approvato il suo esame di laurea con la votazione di 110 Venuto 6 anni fa qui a studiare medicina, il corso è molto organizzato, i professori molto disponibili e le basi che l'università ci ha dato sicuramente saranno fondamentali per quanto riguarda la professione futura. Ora spero di entrare nella scuola di specialità e magari di indirizzarmi nel mondo della ricerca, intanto però festeggio la mia laurea. E nel 72 sono venuta qua. E dopo 2 anni sono entrata in comunità, noviziato eccetera, e dopo nel 75 sono venuta a fare il corso di infermiera qua, perché avendo già la maturità non avevo altri problemi, comunque all'epoca chiedeva solo biennio, non la maturità. Quindi ho fatto il corso,
Poi subito dopo il corso mi hanno mandato a sostituire una suora e all'albergo dei poveri. Lì ci sono stata 6 anni, dopodiché sono venuta qui come tutor, come caposala didattica, come tutor per seguire i studenti. Perché ho fatto il corso qua, mi sono diplomata qua, poi sono di qua, sono trasferita all'albergo dei poveri, dopo 6 anni sono rientrata e ho lavorato 4 anni qui, poi ho fatto corso di caposala, dopo sono andata in chirurgia vascolare 5 anni per fare come caposala, dopodiché ho fatto il dirigente per 2 anni, 2 anni fa ho fatto anche laurea specialistica. Dal 2001 sono coordinatore di corso di laurea. Cioè, come esperienza è bella, però dipende anche un po' dai reparti. Sono stata in medicina, in ortopedia, chirurgia e adesso in neonatologia. Allora, io sono diplomata al liceo classico, poi ho anche una laurea triennale in musicologia nell'Ateneo di Pavia, Cremona. Poi, finito questi 3 anni, per diversi motivi, tra cui anche problemi lavorativi con la mia laurea precedente, quindi non quella che sto cercando di conseguire ora, ho preferito iscrivermi al corso in infermieristica, che attualmente frequento, quindi sono al 2º anno, adesso entreremo al 3º anno, entrerò al 3º anno e poi una volta finito conto di cominciare a lavorare, visto che a quanto sembra, a differenza della mia precedente laurea, l'infermieristica pare dare molte più possibilità dal punto di vista lavorativo, soprattutto. Per verificare nel concreto l'interconnessione tra passato e presente e quindi il trasferimento del patrimonio conoscitivo, ascoltiamo la testimonianza del professor Marmon. Noi abbiamo dato l'esame di Stato nel febbraio del 1943, quindi alla vigilia di situazioni catastrofiche. Tuttavia gli italiani non sapevano nulla di quello che accadeva, non sapevamo di aver perso la battaglia dell'Alamein, non sapevamo che era imminente l'invasione della Sicilia. Tutto questo era praticamente ignoto alla popolazione, che non aveva un'idea buona. Perché allora c'era un periodo di sfollamento totale, mia madre e mio fratello erano sfollati, io vivevo in una cameretta della clinica medica universitaria, si mangiava quel che si riusciva a mangiare in una piccola osteria che era sotto e i bombardamenti erano molti e noi giovanissimi andavamo dopo il bombardamento al pronto soccorso dove arrivavano feriti di ogni genere. Quindi se non facevamo la guerra al di fuori della città, certamente la facevamo al pronto soccorso di San Martino. Quindi si è dovuto accettare questa laurea in camicia nera che poi pochi mesi dopo sarebbe stata gettata alle ortiche. È un aspetto importantissimo quello della trasmissione delle conoscenze, però io devo dire una cosa molto interessante, che questa è una via, è una doppia via, perché l'esperienza di chi conosce è preziosa per chi inizia, la cultura di chi studia ed è più moderno è preziosa anche per la persona anziana, quindi c'è un doppio circuito culturale che poi si conclude col beneficio del paziente, ovviamente. Quello che vediamo, quello che si osserva tutti i giorni è una maggiore affluenza di dottoresse che sono di estrema capacità e di estrema attenzione per i loro pazienti. Tra i numerosi allievi del professor Marmon ascoltiamo l'esperienza professionale di 2 medici. Il professor Marmon, all'età di 90 anni già compiuti, non viene solo all'ospedale di San Martino, ma gira tutti i congressi nazionali e internazionali e interviene, fa presentazioni e fa commenti assolutamente propositivi, quindi non è che lui viene in qualche modo perché lo conosciamo o perché è il nostro maestro, lui continua a venire perché è propositivo, sia qui a San Martino che in giro nei congressi nazionali e internazionali. La settimana scorsa eravamo, quindi il 10 maggio, eravamo a Firenze, al congresso nazionale sui trapianti
di cellule staminali emopoietiche e il professor Marmon in due giorni pieni dalla mattina alla sera ha riempito l'aula di commenti, di proposte, di assolutamente osservazioni importanti, puntuali e molto spesso, come sua abitudine, commenti inaspettati, cioè cercare di pensare a quello che facciamo, non soltanto presentare abbiamo fatto tanti pazienti e questo è il risultato, ma cercare di capire perché questi pazienti in qualche modo hanno avuto un risultato positivo o negativo e quindi se uno comprende poi naturalmente può anche migliorare i risultati stessi. Per farvi capire la dinamicità, l'intelligenza e il carisma del professor Marmon, devo dire che io dopo la laurea che avevo fatto in realtà su una tesi sperimentale sulle cellule, quindi una tesi sui linfociti, non ero molto sicuro di quale area della medicina volessi in qualche modo coltivare. E l'anatomo di Genova, il professor Grossi, un professore estremamente attento e in gamba, mi ha detto: ma perché non vai a trovare il professor Marmon? Era il 1973. Io sono andato dal professor Marmon un lunedì mattina. Io a mezzogiorno avevo assolutamente capito cosa volevo fare. Cioè mi sono bastate poche ore per vedere nel professor Marmon e quello che dicevo un attimo fa, l'atteggiamento diverso, che è un atteggiamento conoscitivo, entusiasta naturalmente, quindi con la gioia di scoprire, e io in tre ore avevo assolutamente deciso che volevo fare questo tipo di attività, che poi si è rivelata ancora più emozionante, per esempio il primo trapianto del 76, di quello che mi aspettassi, ma già avevo capito che poteva essere affrontato il problema del malato in un modo diverso da quanto non avessi fatto durante l'università. Io dirigo questa divisione, che è stata la divisione del professor Marmon, che è stato uno degli uomini più importanti a livello scientifico degli ultimi 30-40 anni. È una tradizione che continua, nel senso che noi stiamo continuando quelle cose che Marmon aveva immaginato tanti anni fa e che oggi applichiamo grazie alle moderne tecniche diagnostiche e terapeutiche. Ma l'ematologia è la scienza che studia le malattie del sangue, i disordini del sangue, quindi da patologie non neoplastiche, non tumorali, a patologia tumorale. Devo dire che uno dei settori nei quali si sono verificati i progressi più importanti, talché oggi malattie che un tempo terrorizzavano la gente, come le leucemie, i linfomi mielomi, molti di questi pazienti ormai guariscono grazie alle tecniche più moderne. Abbiamo due giovani che riusciamo a mantenere, due giovani validissimi, uno di Pavia e uno di Catania, che hanno ricevuto una borsa di studio del Banco San Giorgio, e vorrei ringraziare a questo proposito il dottor Garrone per l'estrema attenzione che ha dedicato alla tematica dell'ematologia, e anche alla Carige che recentemente ci ha dato la possibilità di poter avere una data manager, una ragazza jugoslava che gira il mondo per noi, per poter mantenere rapporti scientifici con le migliori istituzioni. Il signor Maurizio Monteverde, che ringraziamo, ha gentilmente accettato di parlare della sua malattia. Sì, la mia situazione è nata innanzitutto a marzo-aprile dell'anno scorso. Ho cominciato a non sentirmi bene, pian pianino, ero debole, facevano male le gambe, un po' di febbre, così. Ho fatto delle analisi e sono stato diagnosticato con la leucemia, una forma cronica. E ho avuto la fortuna di andare subito al San Martino a Genova, dove mi hanno consigliato fosse un posto tra i migliori, e devo dire che mi sono trovato veramente bene con il professore Gobbi, che mi sembra sia il primario, ma con tutti i dottori e il personale lì, veramente benissimo, mi hanno curato bene. Adesso sto facendo una, chiamiamola cura, da una terapia che è sperimentale insieme a due ricercatrici sempre di questo reparto di ematologia. Adesso gli ultimi esami sto migliorando, hanno trovato anche con il prelievo del midollo, mi hanno trovato molto meglio, e quindi la cosa mi dà speranza, mi dà coraggio. Ecco.
E la prima cosa naturalmente è inserirsi in un ambiente nel quale si faccia intensamente sia terapia sia ricerca. Possibilmente inserire un periodo di studio e di perfezionamento all'estero, perché è molto importante. Conoscere nel modo più assoluto la lingua internazionale che oggi è l'inglese e non essere zoppicante sull'inglese, perché questo vuol dire tagliarsi fuori dal progresso. E con questo, automaticamente, se uno lavora bene, il successo verrà. Arrivederci alla prossima puntata.